Eccoci e bentornati sul mio canale. Finalmente l'Electronic Arts, tramite la propria pagina di Twitter, ha annunciato e svelato i 10 giocatori più forti di FIFA 16. Nei giorni scorsi sono stati svelati tutti gli altri, dal numero 11 al numero 50. Trovate tutti i video con tutti i giocatori sul mio canale, mentre oggi sono stati svelati i giocatori dal numero 10 fino al numero 1, cioè il giocatore più forte di FIFA 16. Partiamo, decima posizione, David Silva del Manchester City, campionato inglese, con un 88. Mamma mia, adesso cominciano a salire proprio i punteggi. Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, campionato francese, 88, difensore centrale brasiliano. Altro brasiliano, Neymar del Barcellona, campionato spagnolo, altro 88. Torniamo nel campionato francese con il Paris Saint-Germain e Zlatan Ibrahimovic nella posizione 7 e ha un bel 89. Eden Hazard del Chelsea occupa la posizione 6 anch'esso con un 89. Arriviamo ai 90, quindi prime 5 posizioni. Arjen Robben del Bayern Monaco, mamma mia, un bel 90, giocatore a mio avviso fantastico. Manuel Neuer del Bayern Monaco occupa la posizione 4 con un 90, occupa la posizione 3, quindi il podio, quindi bronzo per Luis Suarez del Barcellona, 90 anche per lui. Secondo posto Cristiano Ronaldo del Real Madrid con 90. E prima posizione, sempre campionato spagnolo, ma Barcellona, Lionel Messi con 94. Quindi il giocatore più forte di FIFA 16 che potremo trovare a partire appunto da fine mese, perché arriverà FIFA 16 finalmente sulle nostre console PC, è Lionel Messi del Barcellona, attaccante argentino. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa top 10, quindi dei 10 giocatori più forti di FIFA 16. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo contenti in un video sempre qui, sempre sul mio canale.